vero. Si dipende da oggi. Buon largo, eh. Se oggi, se oggi fa il giocatore di pallamano, rientra tutto. Sì, perché se, se oggi invece sbaglia. Ma oggi sai, Bonassi adesso Pepe mi ha detto che lo fa partire titolare perché sì, la Coppa non sta bene. Però non poteva permettersi di lasciare fuori sia Bonassi che Savini. Ma anche Savini fuori. Noi in difesa perdiamo tanto. Giacomo è importantissimo. Taglia un po' qua. Sì, sì. C'è pressione. Questa qua è una partita dove non sa sabbilizzi. Ma anche anche lasciare a casa le band. Per non perdere la IEC e tutto. Non è bravo. Ma il problema è che noi abbiamo tre buoni partiti. Però è giusto fare un po' di rotazione. Sono d'accordo, c'è un po' di portieri, perché se no la IEC è Ayman. Bella la maglia bianca. Bella? Ma il materiale quando lo dato. Il problema qual è? Che allora noi abbiamo già praticamente tutto, manca solo l'ultima parte del materiale. Giorgio deve mandargli la fattura di sponsorizzazione. La Givova. Sì, di sponsorizzazione. Cioè, Givova ti dà 10.000 euro di materiale, tu gli devi dire, noi gli abbiamo fornito 10.000 euro di materiale. Era questa è la sequela. Ottava. Thank you.
secondo me è meglio il numero sopra il numero. Taber numero 9. Per te era meglio così. Sì. Una Taber. Una sopra invece. Invece tu è Giorgio nella parte più alta. Però il nome è così grande e bellissimo. Per me è molto bella la maglia. Che cosa? Si è preso un Lopez alla coscia sinistra ieri sera. Savini invece ha un riacquistarsi della ginocchiata che ha preso la giornata passata. No, perché ieri è uscito l'ematoma. Sì. È pericoloso, si deve assorbire bene. Fare chi da prima? No, neanche la cavola. Buonasera a tutti voi ascoltatori di Radio Handball, qui dal Palasport di Castenaso. Stiamo per commentare, io Gianni Recalbuto, Federico Lonzanini, buonasera a tutti, l'incontro tra Bologna United Handball Club e Tavernelle Val di Pesa, squadra toscana, valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A di pallamano Girone B. E vi do le formazioni. Per il Tavernelle scendono in campo Bucci, Borgiani, Vermigli, Pietrangeli, Bucci, Simone, Pelacchi, Bevanati, Pesci, Talluri, Provedi, Vanni, Barbarito, Corti, Lastrucci, allenatore Lalic, vice allenatore Matteo Pelacchi. Per il Bologna, Rossi, Elayek, Garau, Tedesco, Bonassi, Argentin, Bosniak, Racalbuto, Mula, Gherardi, Nardo, Cimatti, Pedretti e Santo, Lero. Allenatore Giuseppe Tedesco, vice allenatore Stefano Conti, arbitri dell'incontro Carrino e Pellegrini. E adesso subito una domanda a Nerucco. Bologna è chiamata a rifarsi dalla brutta sconfitta di Cato. Come vedi stasera i ragazzi? Intanto Gianni, lo starting 7 che cambia di molto, perché non c'è Savini che non è riuscito nella prepartita ad essere della gara, ha dato esito negativo il test fatto in riscaldamento. È uno starting 7 particolare con Rossi fra i pali, le due ali sono Garau e Nardo, ma cambiano tanto negli esterni. Confermato Bosniak, che è stato forse uno degli elementi di discussione maggiore della settimana, vista la non buona prestazione contro la sua ex squadra Carpi, ma al suo fianco Bonassi e non Gherardi in avvio, bensì Argentin. Quindi cambia di molto. Il pivot è Pedretti, Lorenzo, il portiere è Rossi. Ha cambiato molto anche nelle convocazioni, dando spazio a Mula, che non vedevamo da un po' fra i convocati, ma ritorna anche Ayman e Lajenke. Trovo giusta questa convocazione perché Ayman, dopo un infortunio, si stava allenando molto bene. Abbiamo tre grandi portieri e la rotazione è obbligatoria. La partita in questo momento è iniziata. Per il Tavernella sono scesi nei primi sette Gucci in porta, Borgiani pivot, Vermigli ala e poi Provedi terzino destro, Lastrucci terzino sinistro e Barbarito centrale. Per il Bologna invece Nardo all'ala destra, Argentino terzino destro, pivot, Seba Garau alla sinistra, Bosniak terzino sinistro e c'è una prima palla persa qui del Bologna e Bonassi terzino. Palla persa del Bologna, prima palla persa, speriamo che non sia così, che continui così. È scivolata, guarda, il terreno tra l'altro ieri i ragazzi si sono lamentati in rifinitura molto scivoloso, non pulito perfettamente. Oggi è chiaro che è stata fatta invece una revisione totale. Devono partire bene, ragazzi, due possessi senza punti. Io Gianni tra poco andrei anche sui risultati, sugli altri campi che sono clamorosi. Guarda, i risultati clamorosi, diciamo che Albatros Siracusa e Fasano, che era la partita di cartello che oggi è finita in parità. E poi abbiamo Gaeta Nocci 24-21, Singoli
odiato 24 al 20, tanto se andiamo prima volta in Bologna con l'Argentina. Sì, gran gol di Argentina, splendida la rotazione qui tra Bosnia che Bonassi, rotazione che finisce a pallone che finisce in rotazione su Argentina, bella la penetrazione, 1-0, risultato meritato, ma adesso c'è da fare una gran difesa. E altri risultati, se ci interessa da vicino, Cingoli Oriago 24-20, Modena Carpi 30-23, non è riuscito il Carpi a ripetere l'ottima vittoria del Bologna del sabato scorso. Risultato clamoroso anche per la portata col Modena che passa il derby, ma soprattutto fa salire i rimpianti a Bologna che se avesse vinto a Carpi questa sera, visto che giochiamo alle 8.30, avrebbe potuto giocare con la certezza di essere comunque andasse bene. Altro risultato che ci interessa, Romagna, Bologna 24-28. Ed è Bologna che adesso attacca, 1-0 per Bologna dopo 2 minuti e 30 secondi dall'inizio dell'incontro. Difesa del Tavernelle che si schiera in 5-1 con Simone Vucci profondo su Bosniak. E vediamo adesso che Bosnia sta organizzando l'attacco. Bonassi va al tiro ma viene murato e quindi angolo per il Bologna. Il Tavernelle vedo come secondo portiere un ragazzo molto molto giovane, ma è il titolare, Enrico, questi due portieri sono i titolari o manca qualcosa? Al Tavernelle. Sì, qualcosa manca al Tavernelle, sta giocando il secondo portiere, c'è stato un infortunio mi pare di Vucci, adesso dovrei verificare, tanto c'è il ribaltamento di fronte, bella palla del Tavernelle con Bernini che ha rifiutato il tiro, c'è cioè il contropiede di Bologna, bravissimo Garau che va a mettere dentro il gol del 2-0, rischia molto Provedi, poteva starci anche la tornata di Bologna. Sì, anche se non invece 2-0 per Bologna, un buon inizio, la prima palla persa, il primo attacco, ma ci sta. E adesso per il Tavernelle è entrato nella posizione di terzino sinistro Lastrucci, numero 25, ragazzo del 96. Anche Tavernelle ha una squadra abbastanza giovane. E poi da precisare, Francesco Provedi che è stato per anni giocatore del Bologna, con ottimi risultati, è uno dei ragazzi dell'annata in cui il Bologna è arrivato in semifinale di Coppa Europa, e quindi abbiamo un buon ricordo di Francesco. E Lastrucci che va a tirare ma tira fuori, ma c'è una deviazione, quindi anche passivo Tavernelle, ma intanto c'è anche passivo il salto tagliato, Carrino e Pellegrino, deve sbrigarsi Tavernelle, andare al tiro, ci va, prende il palo, niente, nulla di fatto, Bologna si è preso a giocare ancora in attacco. Sta per entrare Pesci, intanto Gianni Lalic aveva fatto a meno di lui, prova una gran palla qui Bosniak. Mi sarebbe piaciuto anche vederlo tirare, ma è stato molto bravo a provare a far entrare in partita anche Pedretti. Palla rimane al Bologna. Bonassi che gioca uno contro uno da Bosniak che organizza, sposta il pivot tra il numero 4 e il numero 5 della difesa. Ed è Bosniak che aspetta Bonassi per partire ancora e c'è passivo degli arbitri. Bello. Bellissima la palla di Bosniak per Pedretti, ma che sbaglia il tiro dei 6 metri. Bellissimo l'assist di Bosniak. È stata bellissima questa palla, tutti si aspettavano che sotto passivo con 4 passaggi già fatti Bosniak andasse al tiro nonostante a poca luce per poter vedere la porta, invece è stato bravissimo, peccato, Pedretti deve essere più cinico su queste palle. Ed è Francesco Provedi che prova a sfondare la difesa del Bologna, ma è attentissima appunto alla difesa e nulla di fatto, 9 metri per il Tavernelle. Ha battuto Borgianni, primo gol dell'incontro di Tavernelle con Pietrangeli, ed è Bologna con Bonassi che anche lui è un po' a mezzo servizio, vero Enrico? Coperta, sì, hai ragione, anche Bonassi a mezzo servizio, ieri ha subito un Lopez in allenamento, è stato bravo a stringere i denti, ce n'era bisogno vista l'assenza di Savini, non mi è piaciuto invece il movimento sia di Nardo che di Rossi sul primo gol. Speriamo che stringa i denti Bonassi e che possa fare una buona partita. Intanto c'è una brutta palla di Nardo che è andata
andava a cercare Bonassi, Francesco Cortesi va in contropiede e segna il suo primo gol, è il pareggio tra Pavardelli e Bologna. Brutta la palla di Naldo che dall'ala destra ha cercato di servire Bonassi a terzino sinistro, ma non è stupido, Francesco Probedi va intercettato. Sì, non si fa mai, anche perché tagliare il campo con quel passaggio con una 5+1 molto alta è un rischio troppo elevato. Ed è Bosniak che perde palla cercando di lanciare Argentina, seconda palla persa di Bosniak in questo inizio. A momenti la perdeva anche Tavernelle con la struzzi, comunque è stata recuperata e Tavernelle si appresta a questo attacco. Provedi che prova su a piede, oh piede, che prova a creare squadra numerica, ruba palla Argentina, brava, e segna buona la palla di Argentina che in tutto è andata a recuperare una palla che è riuscita a lanciare Seba Garà in contropiede. Questo è lo spirito che serve oggi Argentina, interpretata alla perfezione, si è tuffato per due volte su un pallone sul quale non era in anticipo, perché nonostante il giocatore Tavernelle avesse coperto male il pallone, poteva essere una facile lettura di palla. Molto bravo Argentina invece a tuffarsi, andargli a rubare lo spazio, bravo anche Pedretti che con questa palla, poi Finardo viene fermato. Io più che il giallo avrei dato i due minuti. Sì, questo metodo arbitrale di alzare per forza sempre il cartellino giallo, secondo me è un po' sbagliato. Se il fallo è da due minuti va dato anche se si tratta del primo minuto di gioco e non soltanto il giallo. Era stata buona prima la palla recuperata da Pedretti e adesso c'è Bonassi che tira, prende il palo, la palla va recuperata dal Tavernelle e va in attacco. Squadra comunque veloce quella del Tavernelle, che prova ad approfittare del contropiede della seconda fase, ma Bologna è molto brava a chiudersi velocemente sui 6 metri in questa difesa 6-0 molto vicina. Tira la Struzzi, ma Rossi molto bene para sul palo basso ed è Bologna che a velocità va in attacco per Bosnia, che passaggio a Bonassi che viene intercettato da Francesco Provedi, va in contropiede, riceve palo da Argentina e sono 7 metri per Tavernelli e cartellino giallo per Argentina. Ora, non aveva neanche avuto una brutta idea Bosniak, perché era riuscito a sfondare la prima linea, aveva centrato comunque su di sé la difesa e che Bonassi forse ha accorciato, la palla non era splendida, Bonassi ha accorciato un po' troppo, è diventata ingestibile questo pallone. Peccato, c'è un 7 metri adesso con Borgiani sui dischi. Borgiani contro Rossi, Rossi contro Borgiani, segna Borgiani, terzo gol per il Tavernelle, perfetta parità tra le due formazioni. Beh, per la palla persa prima ha provato Boni, ha fatto un no look, ma la palla era un po' alta, forse se dobbiamo dare una colpa diamola al 50% tra i due giocatori. Ed è cambio di... aveva fatto un bellissimo gol Bonassi, ma gli arbitri proprio mentre tirava hanno fischiato un fallo tra Pedretti e Bevanati ed è Bosniak che finalmente fa il suo primo gol e segna il vantaggio del Bologna. Bel gol, intelligente, perché la difesa si è mossa male, molto larga, ha evitato di tirare subito che c'era il rischio Morata, poi si è coordinato, molto bravo, rischio tra l'altro invasione, è stato bravissimo a rimanere fuori dalla linea. Primo gol per lui, 4-3 Bologna. Ed è ancora Lastrucci che prova a lanciarsi, riceve fallo, sono 9 metri, una spinta mentre saltava. Provedi si è spostata al terzino sinistro, Lastrucci a centrale, Bevanati terzino destro, Bevanati che è il capitano di questa posizione costante, che tira e prende 7 metri. È scivolato Bonassi sul tentativo di Morata, peccato, è stata un'invasione, questa poteva anche starci. Borgiani al tiro. Sì, ancora Borgiani che si presenta sulla linea dei 7 metri e Tedesco richiama Rossi e fa entrare in campo Maietto per questi 7 metri.
Gianni contro l'AIE. Insegna sotto le gambe del portiere. Secondo gol per Borgiani. Il secondo a 7 metri segnato per lui. Sempre difesa 5-1 profonda su Bosniak da parte del Tavernello. Bonassi per Bosniak. Tira Bonassi al portiere, para, c'è un'invasione di Francesco Provedi, quindi palla che rimane al Bologna. Bosniak che si lancia, prova Pedro a servire la palla a Pedro. A Pedretti, scusate, l'ho chiamato Pedro, ma per gli amici Pedro. Ma non si accorge Pedretti del buon passaggio di Bosniak, vero? Sì, questa non era una brutta idea, probabilmente il nostro pivot pensava che Bosniak andasse al tiro. Peccato, 4-4 palla Tavernelle. Ed è ancora Francesco Provedi per Bevanati, cambia di posto sulla loro 2. La Susi che si accentra. Ed è primo vantaggio per il Tavernelle, 5-4 per Tavernelle dopo 12 minuti e 33 secondi giocati. E intanto si stanno per scaldare due giocatori del Bologna che sono Gianmaria Racalbuto e Simone Gherardi. Vedremo chi uscirà. Seba Garau che sbaglia un tiro dopo aver ricevuto palla da Bonassi, ha provato una girella ma è andata fuori. Peccato perché l'azione non era stata neanche mal studiata, però la manovra di Bologna è sempre molto molto poco limpida, poco netta, poco fluida. Bisogna ragionare, trovare con tranquillità e poi soprattutto bisogna giocare meglio la seconda fase. Assolutamente, perché sappiamo che la forza del Bologna è soprattutto la velocità. Bravo. Bevanati che tira, e purtroppo viene, dopo che il tiro di Bevanati era stato giocato benissimo dai ragazzi del Bologna, la palla viene ripresa dal giocatore del Bologna e c'è un'altra palla persa dal Bologna. E Tavernelle ne approfitta con il Fernando che segna ed è il triplo vantaggio per Tavernelle. Io non so che cosa si sia inventato l'arbitro nel dare palla in questo momento al Tavernelle. Non ho capito l'errore di Bosniak. Non era passi, non era nulla. Non era nulla. Non ho capito perché c'è stata tutta questa fretta da parte degli arbitri di fischiare, però è anche vero che Bologna è rientrata molto male in difesa. 7-4 è un bruttissimo break, questo un break di 4-0 per gli uomini di Lalic. Questa è una squadra molto rapida, molto veloce, molto giovane, quindi ha anche capacità di correre. O avevamo messo in preventivo che questa sarebbe stata una partita diversa da quella che abbiamo visto proprio contro Tavernelle al torneo Magnani, però Bologna deve ritrovare la serenità, bisogna giocare un pallone alla volta tranquillamente, dentro una caduta per Bologna. Dentro Racalbuto per Bosniak e dentro Gherardi per Argentina, ma si sta scaldando anche Santolero, lo specialista difensivo del Bologna, e vediamo adesso come giocherà con questi due innesti il Bologna. Gherardi per Fernando, per Racalbuto, per Argentina terzino sinistro. 7-4 per Tavernelle dopo quasi 14 minuti giocati, ed è Gherardi, ancora Argentin, ed è rigore, 7 metri presi da Racalbuto. Buona l'azione di Racalbuto, una bella entrata, la squadra ha fatto girare lentamente il pallone, poi c'è stata una bella penetrazione, ma questo bisognerebbe fare, bella circolazione di palle e poi si prova ad attaccare questa difesa. E Garau contro Stefano Vucci, tira Garau e segna il suo terzo gol e il primo 7 metri. Subito Tavernelle va in attacco, non ci pensa un attimo, ed è bene la centrale per Tavernelle che si appresta a organizzare l'attacco, mette Borgiani tra i due numeri 3 della difesa 6-0 del Bologna, ed è ancora Bevanati che prova a fintare il tiro ma viene fermato, 9 metri per il Tavernelle. E intanto c'è un piccolo taglio in fronte per Petrangeli, quindi gli arbitri lo fanno uscire
ed è entrato Bucci, Simone Bucci, il risultato è 7-5 per Tavernelle dopo 15 minuti giocati. Bevanati che sbaglia il passaggio verso Vermiglia, adesso Bologna va in attacco in velocità, Raccalbuto per Argentin, per Gherardi che tira ma viene parato da Rucci, un bel tiro, bella parata. Sì, è stato un bel tiro, c'era lo spazio per andare al tiro, poteva anche scalare sull'ala, a dire la verità. Però ripeto, ci può stare, peccato. Meno 2, 5 a 7, 5 per chi difende Bologna, 7 per chi attacca Tavernelle. Ormai abbiamo varcato la metà del primo tempo. Ed è Bevanati per Vermigli, ancora Francesco Porredi, Provedi che chiama il gioco, la Strucci che va, si accentra, tira, lo sicurezza. Ed è Bologna che va in seconda fase, Raccalbuto, Gherardi per Argentin, ancora la palla per Pedretti ma riceve fallo, ci sono 9 metri. Oggi la ricezione di Pedretti la si può desiderare fino a questo momento. Eh sì, perché lo stanno cercando tanto, lo cercano perché comunque la difesa essendo molto alta, adesso a dire la verità è leggermente più schiacciata dopo l'uscita di Bosnia, ma il primo diventa fondamentale. Ed è Raccalbuto che manda Garau. Ed è gol di Raccalbuto, bellissimo gol che ha sfruttato l'ingresso in doppio tiro di Garau. Bravissimo, bravissimo perché si è inserito nello spazio. Larga faltata e poi tiro secco perché Gianmaria ha veramente un polso che sa scattare. Deve essere questa la partita di Raccalbuto, meno tranquillo, un possesso alla volta, nei due gol che hanno accorciato il gap è stato decisivo. E adesso è Tavernelle che chiama il time out perché effettivamente l'Alice ha visto qualcosa che non va nella difesa ma soprattutto in attacco, perché gli ultimi tre attacchi del Tavernelle sono andati buca per buone parate di Rossi e per passaggio di Bagnani, quindi sicuramente l'Alice ha tutte le ragioni per chiamare il time out e Beppe Tedesco ne approfitta per parlare con i suoi. Ne approfitta sì, perché comunque la partita adesso è ritornata comunque in equilibrio sul 7-6 per Tavernelle. Bisogna ritrovare una gestione più corretta del pallone e anche il pivot deve entrare in partita. Peccato, esce per Bologna Pedretti, dentro Santolero, è un cambio che ci sta, è lo specialista difensivo. Ed ecco che Tavernelle si ripresenta ancora in attacco con la stessa formazione che è uscita, Bucci, Lastrucci, Borzani, Bevanati, Francesco Provedi e Vermigli, e in porta Stefano Bucci. Vediamo se il time out di Lalic darà risultato. Bevanati che si attacca, cambia di posto con Provedi, per Lastrucci, si lancia e ruba palla Bologna, Gherardi, va in seconda fase adesso Gherardi per Raccalbuto, per Argentina, ancora cambio di posto tra Argentina e Raccalbuto, Gherardi che gioca uno contro uno ma è bravo Borgiani a fermarlo, ma prende anche il cartellino giallo Borgiani, sono 9 metri per Bologna. Santolero rimette in gioco, scambio di palla tra Nardo e Gherardi ed è Raccalbuto per Argentina. Vediamo il pivot tra secondo e terzo della difesa, Gherardi che si sposta tra il terzino sinistro, uno contro uno, tira ma tira la telefonata, il portiere è facile, preda del portiere Stefano Bucci del Tavernelle, un tiro un po' affrettato. Sì, devo dire la verità, ci poteva anche stare, tanta potenza, poca angolazione, il portiere ha potuto vedere partire il pallone, l'ha letta molto correttamente come parata. Ed è ancora Tavernelle, Lastrucci che si accentra sempre, brava rubata da Argentin che va in contropiede, da palla a Nardo per Santolero che tira fuori, peccato, bella l'azione, bello gli scambi, e ha sentito forse un po' il peso, gli è scappata la palla, però l'azione è molto buona. Sì, bravissimo Nardo perché lì c'era traffico, ha visto il rimorchio cestistico di Santolero, peccato perché è arrivato molto convinto, forse non si aspettava neanche di avere quel pallone fra le mani e l'ha messo sopra la traversa. Sì, sì, probabilmente non se l'aspettava perché Nardo era praticamente più 6 metri, poteva benissimo tirare e se lo avesse fatto o era gol o era rigore perché i difensori gli erano proprio accanto. Ed è Provedi ancora per Pesci, entrato Pesci al posto di Lastrucci,
ed è Bevanati che prova a tirare, fa un gran gol, anche questo all'incrocio dei pali. Non è nuovo Bevanati a questi bei tiri, ed è Bologna che va in attacco 8-6 per Tavernelle, 19 minuti di gioco circa. De Gherardi, cambio di posto con Raccalbuto per Argentin, che tira e tira da lì e fa gol, un bel missile sul primo palo del Vado, credo si sia sfilata una scarpa, si sia fatto male Raccalbuto. È rientrato Bosnia, che si è tolto la scarpa da Raccalbuto, probabilmente un problema alla scarpa, vi saremo più precisi tra poco. Ed è Bevanati per Pesci terzino sinistro con il numero 24. Bevanati, non bello il passaggio, ma Pesci Gianni gioca con un braccio solo. Pesci prova a tirare, viene murato. Pesci che gioca con un tutore al gomito sinistro ed è un giocatore fortissimo per questa Tavernelle, fondamentale, ma è molto limitato in questo frangente. Ed è Pesci dalla posizione di centrale partito, bella la palla rubata da Argentin, ed è Gherardi per Renardo, ancora per bellissimo gol a destra. E adesso ve lo spiego, Gherardi dava la palla a Nardo che era dal fondo campo e entrava dall'ala destra, dava un bel passaggio al volo assieme a Gherardi, quale prendeva la palla al volo e al volo tirava un grandissimo gol nel 7 dall'ala sinistra, ed è veramente da applausi, ed è pareggio tra le due formazioni, 8 pari, ed è Pesci per Provedi che tira e segna ancora, sono 3 gol uguali identici. Michele parte forse un passo troppo in mezzo alla porta, Provedi cerca sempre di incrociare, è un peccato, intanto Raccalbuto pare abbia risolto il problema con la scarpa ed è pronto a rientrare in partita, fondamentale Argentina in questo momento, 3 palloni recuperati, grandissima partita per lui. 3 palloni recuperati e 3 contropiedi, 9-8 per Tavernelle dopo 21 minuti e 17 secondi. Ed è Bosniak che chiama un dai e vai a Santolero, vediamo, e infatti dai e vai tra Bosniak e Santolero per Gherardi, ancora per Argentin che prova a lanciarsi, per Gherardi, per Bosniak che viene murato ed è per fortuna angolo per il Bologna. Sì, prova Bosniak ancora a tirare in porta, è violentissimo, io però non riesco a capire perché si accaniscono su di lui. Non c'era nulla, non è stato Bogna, ma è stato un blocco irregolare del pivot, almeno questo è stato il gesto arbitrale, blocco irregolare di Argentin e quindi gol annullato al Bologna. Bogna che aveva fatto tutto bene. Resta avanti Tavernelle 9-8 quando mancano 8 minuti al termine, palla in mano, sempre Pesci a gestire le operazioni, provano a smarcare Pesci, grande gol, girata molto male qui a Bologna perché Pesci ha trovato il buco nella difesa, penetrazione più 2. Sì, ha letto molto bene Pesci la difesa del Bologna, Gherardi 1 contro 1, Bernardo che si lancia e segna Nardo. Per Tavernelle, 22 minuti, 25 secondi. Partita combattuta punto a punto, tranne un primo vantaggio di 3 gol del Tavernelle sul 7-4, poi Bologna si è riavvicinato. Bevanati per Pesci, brutta la palla, brutta ricezione di Vermini, Bologna ha l'opportunità di andare in attacco per Bosniak e per Argentin che prova a giocare uno contro uno, ancora Seba, ancora Nardo, palla da ala alla sinistra, da ala destra, Bosniak perde palla, ancora Bosniak ed è rientrato Petrangeli che segna in contropiede dopo l'ennesima palla persa. Sto sinceramente capendo, in questo momento è nervosissimo il giocatore, fuori dalla partita, altra palla persa,
è un giocatore che bisognerà fare una scelta, non lo si può perdere così, bisogna farlo rientrare pian piano. È vero comunque che la squadra il break per rientrare lo ha fatto senza Bosic, deve star tranquillo, c'è spazio anche per il secondo tempo, non gli sta girando bene. È chiaro che, ripeto, anche il clima attorno a lui deve essere positivo, ma la squadra è stata straordinaria in questo senso in settimana. Attenzione al contropiede di Tavernello, sbaglia per fortuna, extra possesso per la formazione di Bologna, fuori Gherardi che ha sbagliato anche lui qualcosina di troppo, ma ripeto, gli esterni ci sta che stiano un pochettino forzando, perché la partita è da recuperare prima della sirena del primo tempo. Sì, mi è sembrato un po' affrettato il tiro di Gherardi, altre volte è vero ha fatto dei gran gol a Gherardi, e adesso ha fatto rientrare Bonassi al posto di Gherardi, fuori Bosnia, che adesso era calduta, Argentina e Bonassi. Argentina cambio di posto con Raccalbuto, attacca Raccalbuto per Bonassi, ancora passivo degli arbitri, ed è 9 metri per Bologna. Santolero rimette in gioco, deve sbrigarsi in Bologna, tira Bonassi che segna fortissime all'incrocio dei pali, segna -1 Bologna, 11 Tavernelli, 10 Bologna, 5 minuti ancora da giocare nel primo tempo. Sì, adesso la partita è molto in equilibrio, questa è una difesa importantissima, dentro Cimatti per cercare di sfruttare anche la sua rapidità e la sua velocità, ci prova intanto ancora, Rossi ha preso quasi tutti i gol da quella parte, ma qui c'è stata anche la sfortunata deviazione. Una sfortunata deviazione tipo l'autogol che ha preso l'Italia ieri nel calcio. Bonassi per Argentina, cambio, non cambio di posto, esce Rossi ed entra El Hayek. Raccalduto per Bonassi, ancora Raccalduto, ma viene fermato sui 9 metri. Bologna deve ragionare un pochino di più. Parlottano Raccalduto e Bonassi, ed ora fanno asciugare, l'insapiente sta asciugando il campo. Beppe Tedesco chiama un attimo a colloquio Raccalduto, non si sono intesi nell'azione precedente Bonassi e Raccalduto, adesso si danno la mano e riprendono giocando. Sì, si riprende, -2 per Bologna, 10 per chi attacca, ovvero il rosso-blu, oggi maglia bianca con striscia laterale rosso-blu, 12 per chi difende invece Tavernelli in maglia arancione, è un possesso fondamentale questo. Sì, è un possesso fondamentale, Bonassi per Raccalduto, ancora Bonassi, Argentin, buona la palla per Cimatti, che tira e segna, buona, buona la palla di Argentin, per Cimatti. Il gol di Cimatti dalla sua posizione di ala destra. La palla era difficilissima perché non ha avuto spazio per rientrare, per convergere, grande conclusione, grandissimo Cimatti, anche una buona difesa, adesso ci prova ancora con Bevenati che prende la traversa, ma che sfortuna, bisogna stare attenti su queste seconde palle, era lì quel pallone, bastava solo prenderlo, giallo per Bonassi, si torna sul +2 Tavernelli. 13-11, 3 minuti e mezzo da giocare. Sì, Bologna non è molto fortunato perché è già tre volte che Tavernetti fa gol su parata del portiere, riprende la palla e riesce a far gol. Adesso Bologna ancora difesa 5-1 del Tavernelli, ed è Bonassi che tira, ma viene toccato, la palla va in angolo. Devono ragionare un po' di più, ragazzi. E qui Beppe si arrabbia, Beppe Tedesco, ma ha ragione, perché Bonassi ha fatto quel passo in più che ha consentito alla difesa di prendergli il tempo per murarlo. Chiama a sfondo l'arbitro, l'Argentina, ma secondo me c'era un fallo da 9 metri, tutto è uno sfondo. Comunque questa è la decisione arbitrale, noi non diciamo niente. E Tavernelli che ha la possibilità di andare sul +3 se dovesse fare gol. Pesci per Bevenati, ancora per Bevi, pivot tra quarto e quinto della difesa 6-0 del Bologna. Prova ad anticipare la caduta, non riesce, e va in gol. Entra
Nepo Mula al posto di Raffaele. C'è un po' di nervosismo nella panchina della Bologna. Sì, si gioca anche il terzo centrale, Nepomula. Ha calvuto, attenzione, intanto Bonassi che allarga per Argentin. Che gol di Argentin, che va a spaccare la porta. Ci sta tenendo in partita lui, sta facendo una partita mostruosa. Forse Gianmaria è uscito molto generoso su questa palla, non così in anticipo. Ha preso la strada a Provedi, peccato perché stava facendo una buona partita offensiva, ma non possiamo più sbagliare davvero nulla, perché il punteggio è basso per noi. 12 per noi che difendiamo, 14 per Tavernelle, ma la partita è ancora aperta con 90 secondi da giocare in questo primo tempo. 14 a 12 per Tavernelle ed è Pesci, viene fermato Pesci da Gianni, Gianni rimette in gioco per Provedi, ancora Pesci per Petrangeli, Provedi ed è passivo chiamato dagli arbitri. Vediamo chi si lancia al tiro. Pesci che perde palla, in sostanza palla che va a tornare a Bologna, che ha un meno di un minuto da giocare fino alla fine del tempo. Mula ancora per Argentina, per Bonassi. Mula, vediamo il gioco che farà Bologna, va in doppio pivot Argentina, ma esce dall'altra parte ed è ancora Cinati per Bonassi. Nepomula che prova a giocare uno contro uno, ci sono 9 metri ma c'è anche il braccio del passivo per gli altri, quindi Bologna si deve sbrigare. 5 passaggi, vediamo se ci prova Bonassi, rischia di perdere pallone, deve tirare Mula, bravo, e arriva il fischio per l'inversione del possesso, peccato, c'è da stringere i denti e non prendere gol. 5 secondi alla fine, tira Provedi, viene murato dalla difesa, finisce il tempo ed è Bologna segna 12, Tavernelle segna 14. A risentirci per il secondo tempo tra circa 10 minuti. Abbiamo preso tutti i gol da terzino. Tutti i gol si sono incrociati. Pallone in Calbuto. Ben trovati anche da Enrico Bonzanini. È iniziato il secondo tempo da veramente 3 secondi. Bologna si schiera con Bosniak, Santolero, Argentin, Cimatti, Bonassi, Seba Garau, ed è Bonassi che spinge 9 metri per Bologna. Fino adesso Bologna 12, Tavernelle 14, buona la partita di Argentina fino a questo momento. Straordinario, ci sta tenendo in partita, difesa sta reggendo, recupera palloni, anche i reti che ci stanno permettendo di rimanere se non altro a contare. 12 ripeto per chi difende, anzi per chi attacca Bologna, 14 per chi difende Tavernelle, così si è conclusa la prima frazione di gioco. Serve veramente uno sforzo per ricucire immediatamente, nei primi 4-5 possessi bisogna ritornare a contatto. Poi la partita si svilupperà, questa è una squadra antipatica, lo sapevamo, perché è una squadra comunque che difende forte, ha una fisicità importante perché questi sono ragazzi giovani, è una squadra che le sta provando tutte, vuole provare a venire ad espugnare il palazzetto e la capolista, ma Bologna deve essere brava a respingere gli assalti.
Io vi do altri risultati che sono giunti: Benevento, Valentino Ferrara 28-31, Trieste, Bolzano 24-28, Malo Airfan 25-23, intanto c'è un tiro di Artigiù che va fuori, Bressano, Brixen 25-25, Taramelle perde la palla, intanto Bologna chiude l'opportunità di tornare in attacco, e con Bersano Ragusa 18-19. Adesso andiamo a gustarci la partita qui al Palasport di Castenato, valevole per l'ottava giornata del girone di Serie A per pallamano. Santolero per Bosniak, tira Bosniak, questa volta con i piedi in terra all'incrocio dei pali, ha incrociato bene il tiro. Abbiamo visto Bosniak finalmente. Sì, finalmente sì, perché ne abbiamo bisogno per ritrovare tranquillità. Bologna ha un pacchetto di centrali invidiabile, manca Savini, ma c'era Calbuto, c'è Mula, c'è Pasini, che fresco convocato in nazionale. Bosniak deve essere leader tecnico, ma non deve prendersi forzature. I tiri importanti invece sì. Ed è meno uno per Bologna, gli arbitri hanno fischiato, quindi il tiro di Bevanati è arrivato dopo il fischio, anche se era andato in porta. Ayman Elayek è in porta per Bologna. Segna dopo un 1 contro 1 il numero 9 Petrangeli, un bel gol, bisogna dire la verità, forse Ayman poteva fare qualcosa in più. Sì, anche Cimatti che si è fatto piantonare con un piede perno da parte dell'ala del Tavarnelle, peccato, si resta sul meno 2, rischia di perdere palla argentina, che rischia, testa in attacco Bologna, prova Bosniak a ordire la trama, tenta la conclusione, un po' forzata in questo caso, bravo a recuperare palla e gliela danno contro anche questa, peccato. Bologna 13, Tavarnelle 15, dopo 2 minuti e 30 di gioco del secondo tempo. Bevanati, Provedi, Pesci, Vermigli, Petrangeli, è in porta Stefano Bucci, i giocatori che sono entrati per il Tavernello. Prova un uno contro uno senza tanta convinzione Francesco Provedi, ed è Pesci che è anche lui uno contro uno per Petrangeli, ma perde palla e va in contropiede da Cimatti, che segna il suo secondo gol e porta Bologna a meno uno. Forse c'erano passi, ma gli altri non li hanno visti. Al limite, meno uno Bologna, difesa importante questa, bisogna serrare i ranghi, ci sono Bonassi, Argentina e Garaulo, ripetiamo, manca Savini che in mezzo alla difesa è fondamentale, ma questa è una difesa da portare a casa. Ed è una partita da portare a casa per Bologna, sicuramente. Intanto la palla rimane al Tavernelle. Bevanati che ha terzino destro, per Pesci centrale, per Provedi terzino sinistro. Ed è Pesci il ragionatore di questa squadra in questo momento. Bevanati che gioca uno contro uno da terzino destro, cambia di posto con Pesci per Provedi, che tira palla deviata e va in rete, è un po' fortunoso questo gol. Tante deviazioni nei tiri del giocatore del Tavernello, e fa sì che la palla va dentro la rete del Bologna. Un po' di sfortuna, ma anche i portieri che cercano in vari casi di anticipare un po' la parata, anche questa può essere una problematica, devono iniziare a parare anche i portieri. 14 per chi attacca Bologna, 16 per chi difende Tavernello. E Bonassi che si inserisce in doppio filo. Oh, due! Forse sono due minuti, direi che sì, per Borgiano, sono i primi due minuti dell'incontro di entrambe le squadre. Adesso Bologna avrà l'opportunità di giocare 6 contro 5, entra Pedretti al posto di Santolero in attacco, non è 7 metri, 9 metri, il fallo era stato sull'Argentina. Pedretti fa la palla d'Argentina, Bologna quindi può ricominciare questo attacco, manda Bonassi in doppio piro ed è Argentina che prova, bravo, bravo, da palla a Pedretti, e di Argentina che segna il Bologna ed è meno 1, 15 Bologna, 16 Tavernelle. Intanto rientra Raccalduto e va a prendersi, ed è difesa che cambia del Bologna, 5 più uno, è Raccalduto davanti, profondo su Provedi, e intanto Bevanati
segna un gol, chi l'ha difesa secondo me ha dormito un po', perché tutti si aspettavano Provedi, probabilmente invece Bellanati non ci ha pensato un attimo e ha segnato il suo secondo gol. Sì, non si è mossa bene la difesa, qui Bosniak prova ad attaccare, brutta palla qui per Cimassi, ricomincia da capo Bologna, ancora Bosniak, questa è bella invece per Garau, gran gol e finalmente una bella combinazione, 17 a 16, adesso veramente non bisogna subire gol. Ed è un cambio a coppia difesa tra Seba Garau e Gian Maria Raffaello, così Bologna ha l'opportunità di fare questa difesa 5-1 profonda su Provedi, quasi una 5-1. È rapido, rapidissimo, Racalduto sembra un ballerino sulle punte, fa benissimo Beppe Tedesco a cambiare questa difesa, buona qui la prestazione difensiva, che sfortuna, poi c'è l'invasione per fortuna da parte di Pesci, si può ripartire, bisogna correre. Ed è Bosniak che si lancia, tira ma viene fermato, buona la palla recuperata dal Bologna, veramente c'è stato un fallo di invasione del giocatore del Tavernelle, e quindi ancora Bologna 6 contro 5 ha l'opportunità di giocare in superiorità numerica, palla quasi persa ed è Bologna che viene strazionata, sono 9 metri, chiamano l'inserviente di arbitro per finire il campo, questo bel parquet del Palasport di Castellano. Oggi meglio, ieri una rifinitura non era pulitissima, infatti i ragazzi scivolavano molto. Adesso la partita è comunque ritornata in equilibrio, Bologna ha la palla del pareggio e ci stiamo avvicinando al decimo minuto. Fuori Pesci non ce la fa più, il Bonito gli dà quell'autonomia. Fortunato è stato, mi ricordo Pesci, in occasione del trofeo Magnani, lì che si fece male. Ed è Bologna che ha l'opportunità di pareggiare. Bonassi che si lancia, ma viene parato il tiro di Bonassi. Con molta sicurezza dal portiere Stefano Ducci, e adesso sono 7 contro 7, 16 Bologna, 17 Tavernelle, dopo 6 minuti e 50 secondi dall'inizio del secondo tempo. Pesci è rientrato in campo, non gioca probabilmente in difesa, gioca solo in attacco, ed è un talento in attacco, ricordiamo Pesci. Provedi per Pesci, prova a lanciarsi ma niente, riceve fallo, quindi 9 metri. Borgiani deve stringere un po' la difesa, le maglie della difesa del Bologna devono stringersi un po' di più. Notato bene, sono molto larghe, soprattutto lì da Federetti, perde palla Tavernelle, si deve ripartire con grande rapidità, e invece Beppe Tedesco chiama l'azione ragionata. Bonassi per Bosniak. Passi di Bosniak, ennesima palla persa, probabilmente non c'era, si lamenta Beppe Tedesco, ma anche a mio avviso, anche a nostro avviso, questo non è un'infrazione di parti, era assolutamente al limite dei passi, nella pallamano sapete si possono fare 3 passi e poi magari un palleggio e altri 3 passi. Pesci per Petrangeli, per Bevanati, che ancora fa passo, seconda palla persa consecutiva di Bevanati per il Tavernelle, ma deve approfittare Bologna di questi passaggi a vuoto. Oh, ma non è possibile! Allora! Invalidare per Bologna, era un gol di Bosniak, esce Bonassi dentro Gerardi. Gli arbitri stanno in questo frangente arbitrando, ed è Bologna che non ci pensa neanche, segna il pareggio per Bologna. Non lo stavano facendo giocare, è stato bravo a tirar fuori un bel coniglio dal cilindro, terzo gol per lui se non sbaglio, 17 pari, ottavo, anzi nono minuto di gioco, è importantissimo adesso reggere molto bene mentalmente e finalmente giocare in contropiede. Sì, Bologna deve approfittare di questi errori del Tavernelle, Pesci per Bevanati, per Francesco Provedi, ancora che prova a lanciarsi, niente da fare, ancora Pesci che si accentra, tira, e il portiere va dall'altra parte. Secondo gol per Pesci, un bel tiro, va il portiere dall'altra parte, non si capisce perché, ha anticipato un po' troppo il tiro, rientra Rossi tra i pali per Bologna, 18 a 17 per Tavernelle dopo poco più di 9 minuti giocati, ma la partita è lunga, ha tutto il tempo per il Bologna.
De Bosnia ancora per Gherardi, per Cimati, che si lancia fuori dalla sua posizione ideale sopra la traversa. Era buono, era giusto, doveva tirare, ma deve metterla anche dentro. Dentro Nardo, probabilmente adesso rientrerà anche per portare un po' di esperienza. Peccato, resta in vantaggio Tavernelle che ha la palla del più 2. Sì, Bevanati per Provedi, ancora Pesci, grande ragionatore Pesci, Provedi al centro, Petrangeli, Pesci, attacco lungo, bravo, buona la parata di Rossi sul filo di Provedi, peccato che la palla non è presa di Cimatti e va laterale, ed è ancora palla per il Tavernelle che ha l'opportunità di andare per il attacco, ancora passivo per il Tavernelle, non capisco questo passivo, ed è una gran girella di Petrangeli che beffa Rossi. Bello il gesto tecnico, bisogna dire la verità, ed è la prima che non ci pensa più due volte e segna dai 9 metri. La grande voglia in Bologna di riprendere questa partita, 19 a 18 per Tavernelle dopo quasi 11 minuti di gioco. Sono stati 40 minuti giocati non bene, ma che hanno visto Bologna essere tra virgolette vittima di una serie di piccole sfortune. Bravo Rossi qui, ha letto benissimo il tiro di Provedi, dopo 4 gol nel primo tempo sullo stesso palo ha fatto un passo in più. Bravissimo Michele! Contropiede di Garau e c'è il pareggio! Finalmente, finalmente si gioca quella pallamano che piace a noi. Sì, e finalmente ho visto Pedro Pedretti, altruista, nel dare la palla a Garau dopo averla ricevuta da Michele Rossi, ed è Bologna che pareggia 19 pari dopo 11 minuti e 24. 19 pari, ed è Bologna che adesso lo vedo molto, molto motivato. Vuole vincere questa partita Bologna, vuole dimenticare la sconfitta di sabato scorso a Carpi, vuole rimanere primi in classifica. La voglia che questi ragazzi stanno mettendo in campo, con una vittoria Bologna stasera si ritroverebbe nuovamente prima in classifica solitaria, poi c'è una trasferta difficilissima a Bologna, ma Bologna adesso per come è mentalmente deve ragionare una partita per volta, e adesso mi sta piacendo proprio come sta giocando. Sì, vedo un bel Bologna, speriamo che continui in questo modo e non faccia altri passi falsi. Ed è Francesco Provedi che prova a superare la difesa uno contro uno, ed è Pesci, Bevanati che prova a tirare ma tira fuori, gli arbitri vedono però un fallo su Bevanati e quindi danno 9 metri per Tavernelle. Bella la partita comunque, passivo alzato agli arbitri, deve sbrigarsi, tira Pesci ma viene murato, la palla è ancora del Tavernelle, non è riuscito Gherardi a riprenderla, ma deve sbrigarsi il Tavernelle perché è ancora passivo, ed è Provedi che viene, che tira e riesce a segnare con una forza fisica tremenda. Con 7 gol fino a questo momento Provedi, sono anche 2 minuti. Due minuti sinceramente non ho capito perché l'intervento non mi è sembrato particolarmente grave e né particolarmente scomposto. Peccato perché Bologna torna sotto nel miglior momento probabilmente della sua partita e soprattutto dovrà stringere i denti con l'uomo in meno. Dentro Raccalbuto, Bologna senza pivot. Ed esce Pedretti, Bologna con un uomo in meno, ed è Bosniak per Argentina. Intanto Tedesco chiama il time out. Punteggio Bologna 19, Tavernelle 20, 12 minuti e 37 secondi giocati. Beppe Tedesco ci vuole parlare su. È una partita complicata perché a Tavernelle oggettivamente in questi 43 minuti è andato tutto benissimo. A Bologna un po' meno, è chiaro che ripeto, recriminare sugli episodi non è la cosa giusta da fare in una partita così tirata, troppe le palle perse, qualche errore di troppo a livello personale, ma niente che non veda migliorabile da qui all'arco della fine della gara, e la partita è perfettamente in equilibrio. E intanto Pedro Di Cotoschi ha provveduto ad assegnare il parquet nel frattempo, e Bologna che rientra ancora, Bologna che brucia gli
Tommy per parlare ai suoi compagni. Tavernelle con 6 uomini in campo, anzi 7, Bologna con 6 per le espulsioni di Gerardo. Vediamo adesso l'attacco del Bologna organizzato da Bosniak. Riparte il tempo, Bosniak per Raccalvito, ancora per Bosniak, Argentina, difesa 5-1 profonda. Tira di Raccalvito, ma va fuori, forse con qualche fallo, però è andato fuori. E Tavernelle, che invece adesso in superiorità, prova a fare questa attacco. Provedi per Pessi, ancora Provedi. Bravo Gianman. Ancora Pessi, c'era un fallo secondo me, c'è una grande parata di Rossi. Ha fatto una pelle d'osso miracolosa veramente e ha tolto la palla dall'incrocio dei pali di Chele Rossi. Bologna adesso è in attacco, ancora in 5 uomini contro la difesa 5-1 profonda, in questo caso su Raccalvito. Vediamo un po'. Raccalvito deve essere bravo a impostare bene questa azione. Sembra una bella scalata questa, bisogna vedere se il pallone riuscirà ad arrivare sull'ala, anche ali poco servite. C'è un fallo, devono scorrere questi minuti, dobbiamo ritornare a giocare in parità numerica. Gianni. Prova Bosniak. Bosniak che riceve il fallo, quindi ancora 9 metri. Manca, io penso, poco all'ingresso dei 2 minuti. E se Raccalvito entra, esce Sebastiano Gerardo e rientra Raccalvito, non ho capito bene questa cosa. Comunque, in campo adesso con Nato, Argentin, Bosnia, Raccalvito e Pedretti e Michele Rossi in porta. Forse Pepe ha ripensato a qualche cosa. Sì, probabilmente vuole un esterno in più, preferisce così. Bosnia, bella palla questa per Argentina, queste palle viene fischiato, poteva starci un passaggio in più, Raccalvito era molto ben piazzato ed è dotato di una bella prestata. Ci prova Bosnia che va a colpire in faccia il portiere, peccato, Bologna deve resistere un'altra azione, viene convalidato invece il possesso per Tavernelle. Sì, ha tirato una bomba a Bosnia che ha preso in pieno volto, collo del portiere che si è accasciato per terra, ma si è trattato di quindi va bene così, nulla è successo. Bologna 19, Tavernelle 20, 14 minuti e 27 secondi giocati, siamo quasi alla metà del secondo tempo, è rientrato Gherardi nel Bologna, sempre difesa 6-0 per Bologna. Pesci per Provedi, ancora Pesci che prova a giocare uno contro uno con Gherardi, viene parato, ma ci sono 7 metri per il Tavernelle. Pesci si è perduto Gherardi e poi ha ricevuto fallo da Nardo, 7 metri giusti, niente da dire. Borgianni si appresta a tirare e segna Borgianni il suo terzo gol dai 7 metri, 3 su 3, 5 gol totali. Argentin per Bosnia, ancora Argentin per Bosnia, tira e segna Bosnia, questo è un bel gol di Bosnia, sono 4 di Bosnia, si accorcia le distanze, 1-1, Bologna 20. Cosa manca a questo Bologna secondo te per superare il Tavernelle? Un po' di tranquillità, un po' di serenità, perché la partita è lì, a portata, serve una difesa veramente forte, magari una qualche fischiata arbitrale, perché questo era sfondo di Provedi su Bosniak, e poi chiaramente bisogna riuscire a giocare meglio in velocità, che è il nostro forte. Bella murata qui! Bella murata, Rossi subito spinge per la seconda fase. Argentini che prende 7 metri, ma ci sono anche 2 minuti per il numero 7, quindi il rigore per Bologna. Il rigore di Argentina è la prima che si fa, ma Bologna ha l'opportunità
possibilità di pareggiare questo incontro. Ed è Garau che si appresta dai 7 metri contro Stefano Vucci. Io lo ripeto Gianni, ci sta tenendo in partita argentino, partita mostruosa. Garau dal dischetto contro Vucci. A te. Eccolo Garau che mette dentro il pari. Segna, segna. 2 su 2 dai 7 metri. Sempre con gli stessi uomini, è vero? Eh sì, tanto ho visto parlare Pedretti e Bosniak, non vogliono subire gol dall'ala, ci mancherebbe altro in inferiorità numerica. Sono in 5 giocatori del Tavernelli in attacco. Lo vedi che fa una circolazione di palla con Pessi. Dai! Ancora, lo vedi, un bel gol, non si è ben chiusa la difesa 6-0 del Bologna ed è argentino per Pedretti, ci sono 9 metri per Bologna e superiorità per il Bologna, si sgola Pepe Tedesco nel chiamarla, Bosniak argentino terzino sinistro, Bosniak per Gherardi, passo di Gherardi, palla persa per Bologna, non deve commettere questi errori Bologna. Sono tanti tanti errori, perché non riuscire a passare il vantaggio dopo aver colto il pari e sfruttare la superiorità numerica sarebbe un gran peccato. Ed è ancora in inferiorità numerica Tavernelli, che nell'ultimo attacco ha trovato il gol anche in inferiorità e Bologna non è riuscita a farlo. Provedi è l'uomo più pericoloso in questo momento delle Tavernelle. Fa grande circolazione di palla il Tavernelli in inferiorità ed è Provedi che tira, ma vaffanculo, ma riceve fallo, coglione, e gli arbitri chiamano l'inserviente per asciugare il campo. È vero che sta facendo una buona partita Tavernelli, anche Bologna non sta giocando male, un po' troppo forse le palle perse e la non capacità di sfruttare la superiorità numerica, almeno nel frangente precedente. Ecco asciugato il campo, si riprende a giocare ed è Borgiani che ridà palla a Pesci per Petrangeli, per Provedi. Adesso sono di nuovo in 7 giocatori del Tavernelle. Bevanati è terzino destro, incrocia con Provedi per Pesci, ancora Provedi che prova a lanciarsi, tira, viene parato da Rossi con sicurezza ed è seconda fase per Bologna che spinge in attacco con Argentina. No, passi di Argentina, ma a mio parere non c'erano, a mio parere non c'erano proprio. Un po' le ali del Bologna vengono tarpate da queste fischiate, così infatti Beppe Tedesco si lamenta e l'arbitro dà un cartellino giallo al mister della Bologna. 21 Bologna, 22 Tavernelli, 18-46 giocati. Un po' di nervosismo nel Bologna. Ma adesso è giustificabile perché basta, cioè ne hanno fischiati tanti di passi e adesso devono smetterla perché questo non era passi mai. Io non so se questi vengano dal basket, ma nella pallamano c'è un passo in più. Sì. Ed è ancora Tavernelli. Bevanati che riceve fallo e quindi 9 metri ancora per Tavernelli, ancora Bevanati per Provedi, per Pesci, ancora Provedi, cambio di posto, incrocio tra i due, tira, tira, ma niente da fare, contropiede per il Bologna, ma viene intercettata la palla da Stefano Vucci, il portiere che è uscito circa sui 15 metri. Forse un po' affrettato il contropiede di Rossi, certo non si aspettava l'uscita così profonda del portiere. Ci studiano Gianni, ormai i video li guardano tutti e chiaramente adesso i portieri sulle nostre seconde fasi fanno un passo in più, tanto che Borgiani sfortunato va a prendere il palo, per fortuna Nardo era in ritardo, palla nostra Gianni. Sì, palla nostra, Borgiani si è stampato sul palo e è andato fuori. Sì, bella, bella di cosa.
la parata di Stefano Bucci che si sta superando dalla linea dei 6 metri. Miracolosa parata di Stefano Bucci sul tiro sicuro del Bolau. Adesso non si deve demotivare il Bologna, deve spingere ancora ed è corretto che tira e segna ancora 23-21 dopo poco meno di 10 minuti alla fine. Tira Bosa tra la parata del portiere e adesso la palla ritorna nelle mani del Tavernello. Non deve il Bologna tirare così frettolosamente, deve giocarla di più, non deve mettersi le mani nei capelli, deve giocare, la partita è lunga, mancano poco più di 9 minuti e Bologna deve portarla a casa questa partita. Deve portarla a casa davvero, anche se Tavernella adesso sta andando in extra fiducia, forse un passettino c'era, però adesso Tavernella sul 2-3 la partita è molto difficile. 24-21 per il Tavernelle, tra il 20° e il 21° ha fatto 2 gol il Tavernelle ed è partito sul più 3, 24-21, prontamente Beppe Tedesco chiama il time out, ci vuol parlare su. Passerebbe poco per riprendere questa partita a mio parere. Speriamo che il mister del Bologna riesca a motivarli mentalmente, perché Bologna deve riprendere questa partita, ha i mezzi, ha i giocatori, ha la forza per poter riprendere questa partita, assolutamente. Rientra in campo il Bologna ancora con Nardo, Bosniak, Pedretti, Garau, Argentina e Raccalduto. Rimane qui in sostanza Bonassi. Forza Bologna. Ed è invece Tavernelle con Petrangeli, con Bucci, con Borgiani, Bevanati, Prevedi, Invernigli. E con Stefano Bucci che fino adesso ha veramente imparato molto bene. Bosniak per Argentina, ancora Bosniak per Pedretti, accorcia le distanze, 24-22 per Tavernelle, 8 minuti e 20 secondi da giocare. Bevanati a orchestrare per il Tavernelle, ancora per Provedi, e deve anche parare il portiere. Sì, assolutamente sì, deve parare, deve riuscire a non anticipare troppo la parata, a leggere bene qual è la situazione di tiro e la difesa però deve aiutarlo. Sì, Bevanati che prova a tirare, questo si fa beffare da questa palla di Bevanati che non era assolutamente un tiro. Il tiro è forse anche deviato, Rossi era sicuro su pallone. Andiamo avanti, Argentina per Raccalduto, Bernardo, ancora Raccalduto per Argentina, che perde palla Argentina, chiude la difesa, segna la palla persa di Argentina. Chiamano gli arbitri, il serviente per far asciugare il campo. Non devono innervosirsi i giocatori del Bologna. ...26-22 massimo vantaggio per Tavernelle, 7 minuti e 20 secondi alla fine. Forza Bologna, ha bisogno anche della spinta del pubblico il Bologna. È caduto per Bosniak, palla persa di Bosniak, passi, non vengono associati passi e c'è il gol a portare di mano con Petrangeli.
Massimo vantaggio per il campionato di meno di 7 minuti. Osia per Gherardi, ancora cambio di posto tra i due. Sentiamo i tifosi del Carnello incitare Argentina con Gherardi, ancora Nardo che segna questo gol. E accorta il secondo gol per Nardo. È una partita che ci sta facendo sudare, Enrico. Adesso è molto molto difficile perché Tavernelle può giocare anche con l'ausilio del cronometro sopra di 4 al pallone, mancano 6 minuti. Sopra di 4, mancano 6 minuti